Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui pronti ad iniziare un nuovo episodio di Ghost of Tsushima. Allora ragazzi, sono tornato momentaneamente dopo l'ultima missione al Tempio Dorato, ma quello che ho intenzione di fare è ovviamente andare a fare l'ombra del samurai. Finalmente ho gli strumenti e gli alleati necessari a salvare mio zio dal castello di Kaneda. Prima di colpire devo parlare con Yuna nella città di Komatsu. Allora, andremo qui, quindi a Komatsu. C'è anche una nuova sella disponibile qui, quindi dobbiamo tornare dal monaco. Sì, quindi direi che praticamente facendo un giro qua nel Tempio Dorato. Non so se ci sono altre risorse, forse all'albero perché vedo qualcosa, vediamo. No, non c'è nulla, perfetto. Come non detto. Allora, andiamo a Komatsu. Facciamo un viaggio rapido in modo da accelerare i tempi. Anche perché ci abbiamo da fare dei miglioramenti per quanto riguarda la bomba fumogena. Se non vado errato, quindi vediamo un po' di migliorarla. Bene, siamo tornati qua. Dobbiamo andare a cercare il cacciatore. Allora, vediamo un po' dov'è il cacciatore, così ci facciamo il potenziamento. Lì c'è la missione che ci aspetta, ma prima di andare di là faremo qualcos'altro perché vediamo qua cosa c'è, bomba adesiva, niente da fare, ok. Cerchiamo il cacciatore, lì c'è il mercante, qua c'è un po' di lino che prendiamo. Più o meno qua abbiamo perquisito un po' tutto. Ok, dobbiamo trovare il cacciatore. Allora, vediamo un po' dove può essere il cacciatore. Quindi da questa parte. Vediamo se la direzione è giusta. Sì. Ok, ci serve assolutamente il cacciatore. Dobbiamo trovarlo per cosa ci abbiamo qui? signore, ho visto un mongolo col vessillo del clan Shimura e ho temuto il peggio. Ah, ok. Ci dice altro. Vediamo se vediamo un po' di trovare questo cacciatore. Qua c'è una fucina. Eccolo là il cacciatore, eccolo là, abbiamo trovato. Così potenziamo. Monsignore, nulla da offrire dopo la caccia. Allora, vediamo di qua, ce ne sono due a distanza, freccia infuocata e campanellino. Il campanellino non mi serve tanto. La freccia potremmo anche aspettare, vediamo questo, bomba fumogena. Sì, la miglioriamo. Perché altrimenti questa ce ne dà però 6 di infuocata. Sono indeciso, però facciamo questa per adesso. Scelta eccellente. Ok. Molte grazie. Molte grazie, Quando caro sto arrivando. cacciatore. E noi adesso andiamo da lui. Prossimo incontro. Lieto di offrire i miei servigi. Vediamo un po'. Ok, l'uno.
Vediamo un po' qua dentro. La mia armatura schiaccerà le armi mongole. Ok, l'armatura ancora non la possiamo migliorare più di tanto. E di là? Ok. Da qua non si può salire. Però da qua sì. Dimmi che si può salire, bene. No. Vabbè. Ok, da qua neanche. A questo punto facciamo il giro normale. Eccoci qua. Entriamo, andiamo da lui. Altri vessilli, signore? Parliamo. Stavo giusto leggendo una pergamena sulla storia del clan Adachi. I loro primi lord venivano chiamati i grandi costruttori. Sapete perché? Quei signori costruirono il tempio dorato di Ariake e i fari disseminati su quest'isola. Lord Adachi aiutò anche mio zio a migliorare le fortificazioni del castello del clan Shimura. Erano bravi a distruggere le strutture, il che aiutò a stroncare la ribellione di Yarikawa. Non lo sapevo. Grazie della lezione, mio signore. Il vostro aiuto è davvero inestimabile. Ok, solco celestiale. Si dice che cavalcare con questa sella sia come liberarsi nel cielo sereno. Ok, visualizziamola. Ok, una nuova sella. Noi indossiamo vento di tempesta e c'è il solco celestiale. Vento di tempesta è questo. Insomma, un pochino differente, va bene così. Ci dice altro? Spero che possiate trovare altri vessilli. Vi aspetterò. Speriamo. Allora, nel frattempo mettiamoci la sella, la nuova sella, così abbiamo una bella sella nuova. E a questo punto, ragazzi, andiamo. Andiamo perché ci dici niente? No, ok. Allora, dirigiamoci verso la missione. L'ombra del samurai. Cosa succede, ragazzi? Sta per partire. Bentornato. Oh, Yuna. Parliamo con lei. Sei ancora qui? Ti dispiace? Dopo avermi dato il rampino, pensavo tu fossi partita per il continente. Un'idea allettante. Ma ti devo la vita di Taka. Salderò il mio debito liberando tuo zio. Ne sono felice. Avverti gli altri. Che cosa devo dire? Attaccheremo il castello di Kaneda e libereremo Lord Shimura. Tuo nipote perseguita i miei uomini. Li fa a pezzi, come una bestia. Di certo tu avrai fatto di peggio. Tu fingi che siamo diversi, ma combattiamo per lo stesso scopo, per un'eredità che viva più a lungo di noi. Ho creato la mia eredità con dovere e onore. Ho portato ordine nel paese e la giustizia alla mia gente. Tu non sei per niente come me. Nemmeno tuo nipote. Ma il suo nome è legato alla tua eredità. L'eredità non è solamente il nome. Vero. La tua famiglia vive qui da generazioni. Il castello dei tuoi antenati è a nord, giusto?
Non vedo l'ora di fargli visita. Mentre ti lascerò qui a morire di fame. Solo. Senza onore. Ci siamo, ragazzi. Accidenti, Ryuza. Dove sei? Sono tutti qui. Aspettiamo i capelli di paglia. No. Ci vediamo alla fattoria. Ragazzi, l'ombra del samurai. Siamo in un momento importante della storia. Vediamo cosa succede. Parla con i tuoi alleati. Ok. Parliamo con gli alleati. Jin. Eccoci. Grazie per essere qui. Lord Shimura ne sarà felice. I sicari della mia famiglia possono aspettare qualche ora. Anche Tomoe può aspettare. L'isola ha bisogno del suo comandante. Col vostro aiuto sarà libero entro l'alba. Preparatevi a partire all'attacco. Aspettiamo solo il tuo ordine. E così la tua allieva è tra le fila del nemico. Ben ti sta. Non cominciare. Un vecchio che frequenta una ragazzina. Simpatici. Era come una figlia per me. Ecco. Per alcune donne, un padre basta e anzi. Ok, e i due se la contendono un po', vabbè. Qua non c'è nulla da raccattare, volendo? Ok, io se non sbaglio non ho... No, volendo c'ho un punto abilità se non sbaglio, sì sì. Allora, dove potrei mettere il punto abilità che potrebbe essere utile? Potrei metterlo qui, colpo ritardato. Non sarebbe male. Altrimenti nelle forme. Anche questo non sarebbe male. Ok. Continuiamo a completare questo eventualmente. Quindi metto questa come tecnica. Colpo ritardato. Tieni premuto quadrato per metterti in posizione. Rilascia il quadrato per colpire. Ok. Parliamo con Yuna, ragazzi. Sta per partire una missione importante. È ora. Oggi liberiamo Lord Shimura. Dovevano arrivare dei cappelli di paglia in rinforzo. Non sono arrivati. E non possiamo più aspettare. Qual è il piano, Lord Sakai? Userò il rampino per infiltrarmi nel castello. Una volta sabotato l'allarme, rompere dalla porta d'entrata. È probabile che i mongoli tengano Lord Shimura nel torrione. Se danno l'allarme, potrebbero ucciderlo. Bene. Potremmo coglierli di sorpresa con un attacco frontale. No, saremo furtivi. Ci faremo strada verso il torrione, salveremo Lord Shimura e poi torneremo all'entrata e fuggiremo. Ah, mi sembra un suicidio. Se attacchiamo frontalmente, possiamo entrare di nascosto e sorprenderli mentre dormono. Come un ladro. O uno spettro. Lord Shimura conta su di noi. Muoviamoci. Ok, scala le rupe e infiltrati nel castello di Kaneda. Ci abbiamo da fare... Sicuro che funzionerà? Sicuro. Speriamo. Allora, infiltriamoci. Visto che... Che ci siamo. Direi che puoi arrampicarti qui. Raggiungi gli altri. Ci vediamo dentro. Sta attento, Jin. Allora, adesso mi devo ricordare, però. Ok. Come salire, appunto. Ok. Qui ci siamo. Andiamo da questa parte, vediamo se c'è qualcosa.
Si può andare anche da quella parte volendo. Non ti deluderò ancora, zio. Bene. Anche se sarei dovuto andare da quella parte, forse. Qui ce n'è uno morto. Infiltriamoci. Bene, evita che venga dato l'allarme e trova l'allarme mongolo. Ok, là c'è uno da eliminare. Sensei Ishikawa sta eliminando le guardie. Ottimo. Ok, bene. Devo stare attento a non farmi scoprire. Attenzione che mi ha quasi scoperto. Vediamo, là dentro sembra non esserci nessuno. Dove è andato? Ah, eccolo. Ok. Non penso di arrivare fino a lì. Attenzione che sta tornando. Oh, là ce n'è un altro. Ok, se n'è andato. Dove si è fermato? Si è fermato lì. Ok, tu fai quindi soltanto quella parte là. No, devi scendere però. Vediamo se viene da questa parte, ma non penso. Dobbiamo farlo fuori perché ci sono gli altri di là. Ok, di qua non possiamo salire. Ma ce ne sono un bel po' di nemici.
Io do anche un'occhiata per vedere se troviamo qualcosa. Ce n'era un altro che, se non sbaglio, sì, sta di là. Un po' di provviste che servono sempre. Ok, qua non mi sembra che ci sia nient'altro, quindi possiamo anche uscire. Oh, là c'è gente, l'allarme. Meglio eliminare le guardie. Quanti ce ne sono? Due. Attenzione. Dove diavolo sei? Cicharuo! E che cavolo. Ok, ok. Siamo stati avvistati, questo mi ha letteralmente scoperto. Ci riproviamo. Ok. Ok, dai, riproviamoci. Perché non ci devono scoprire. Ok, quello è entrato di là. Facciamo una cosa più veloce. Chi mi sta vedendo? Ok, non ci ha visto nessuno, eh? Ok, questi li abbiamo eliminati subito. Vediamo. Meglio eliminare le guardie. Da qua non si può uscire. Ok, dobbiamo cercare. Ok, dobbiamo cercare di eliminarli. Mamma mia, è andata bene. È andata bene per adesso.
Bene. Sensei, difendete la porta d'entrata con Kenji. Sarà fatto. Yuna, puoi liberare il sentiero lungo la rupe? Ci penso io. Bene, ci vediamo al ponte. Ok. Dimenticato qualcuno? No. Tu stai con me. Bene, avanza verso il cortile superiore. Non posso controllare se c'è qualche risorsa, no? Vabbè. Andiamo. Là c'è un'arma d'assedio. In passato la usarono contro me e io. Oggi la neutralizzeremo. Dobbiamo liberare il cortile. Furtivi o diretti. C'è un po' di gente qua, No, non ci vedeva, Via. E sono un bel po' qui. C'è anche qualche... C'è anche qualche comandante. Silenzio, non avete visto niente. Aia. E niente, volevo farlo più furtivo. Ok. Aia. Questo fa male. Sì. Ok. No, porco cane, mi sono incastrato. Ok. Bene. Ok, armatura aggiornata, va bene così. Ma prima di parlare con lei, recuperiamo un po' di munizioni, un po' di cose. Vediamo qua cosa c'è. Bomba. Oh, tu sei ancora vivo? E muovi. Ok. Mi sta piacendo questa missione. Vediamo qua cosa c'è. Un po' di roba. Provviste.
e provviste, ok. Mi sembra che ci sia altro, volendo potremmo andare avanti. Un attimo. C'è niente. Va bene, dai, parliamo con lei. Sai usare lo Huacha? Troverò il modo. Quando libererò Lord Shimura, i mongoli ci inseguiranno. Uccidili. Con piacere. Sta attento, Jin. Anche tu, Masako. Dai, Masako, raggiungi Yuna vicino al ponte. Ok. Controlliamo sempre se abbiamo tutto, tipo qua dentro non abbiamo controllato. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Cosa c'è qua? Kunai, siamo pieni. Vediamo qua dentro. Ok, niente, dai. Non c'è niente. Andiamo al ponte. Jin, guardi alla porta. Seguimi. Ok. Quanti sono? Sono un bel po'. Sono davvero un bel po'. Se riusciamo a uccidere questo, non sarebbe male. Ok, dai, dai, non c'è nessuno, dai, non venire qua. Oddio, sta venendo qua. Ok. Porcela Hanoi. Tirbis Passenberg. In Havas Harvan Bison. No, di qua non salta. Ok. Loco samurai c'è nom som taiva. Ne cum sum parcela. Zipsige pir. Uko! Ok. Con l'aiuto dei capelli di paglia. Sì. Gli uomini di Ryuzo pativano la fame. Si saranno rivoltati. Le pene della guerra ci trasformano in bestie. Abbiamo bisogno di... Vabbè. Questo kunai pieno, provviste, lui ce ne dà. Devo vedere un attimo qua sopra cosa c'è.
non c'è niente, bene, andiamo giù. Allora, vediamo un po' di proseguire. Vediamo salendo qua sopra. Non abbiamo niente. Bene. Non c'è niente, per esattezza. Dobbiamo stare attenti un po' con la... No, mi scusi. Grazie. Ok, questo è il ponte dove eravamo, dove ci avevano fatto cadere. Dove arrivai l'ultima volta. Ecco, infatti. Il ponte è lanciato da questo. Come hai fatto a sopravvivere? Non lo so. La porta è chiusa. Difendi il ponte. Cerco un'altra strada. Ok, un'altra strada. Immagino. Controlla la rupe. Deve esserci una via. Sì. Allora, vediamo un po'. Immagino che sia di là. Non c'è nulla qua. Trovato. Ottima vista. Una volta dentro, aprimi la porta. Cosa abbiamo trovato? Ok, dobbiamo scendere giù. Immagino che dobbiamo scendere giù. Oppure no. Ok, non mi fare questi... Ah, ok. Bene. Mamma mia, stavo cadendo. Andiamo, andiamo. Abbiamo trovato l'entrata, ragazzi, abbiamo trovato l'entrata. Yuna potrebbe aiutarmi. Apri a Yuna la porta e sconfigge le guardie monche. Ok, apri la porta da quella parte. Apriamo la porta Yuna. Eccoti. Silenzio, altre guardie. Infatti ci sono un bel po' di guardie qua, No, saliamo sopra. Ok. In realtà qua non possiamo fare molto.
devi riscendere. Ok, non ci hanno visto. Ti sei preso paura? Ok. Bene. Dovremmo aver ucciso tutti. Copriamo anche le frecce. Ok, qua non sembra esserci nessuno. Cosa, ragazzi, eh? Qua è dove dormivano. Noi abbiamo fatti fuori, però. Andiamo, andiamo. Ok, un altro fatto fuori. Ok. Scusate, però. Ok, qua non c'è. Ok, sfida i nemici restanti. Sì, sì. Anche se quello. Ok. Bene, ragazzi. Abbiamo fatto fuori un bel po' di gente. L'episodio sta uscendo molto lungo. Credo che per questo episodio ci fermeremo qui. Qui c'è delle provviste, le prendiamo. Anche perché dobbiamo ancora avanzare, quindi questa sarà la prima parte.
di questa missione, per il quale ci possiamo anche fermare qua, penso. E direi proprio di sì. Qua abbiamo ucciso tutti e non è rimasto nessuno, perlomeno dei mongoli. Stiamo avanzando nel castello di Caneda, ragazzi. In realtà dovremmo salire di qua. Pale. Allora, ragazzi, io direi che per questo episodio, che è andato un po' lungo, ci fermiamo qui. Stiamo facendo questa missione, l'ombra del samurai. Questa è la parte 1, quindi poi vedremo la seconda parte, perché la proseguirò. Quindi, ragazzi, io spero che l'episodio vi sia piaciuto. Stiamo facendo un bambassa di mongoli. Se è così, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e ovviamente sul canale Twitch. Troverete il link in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Ghost of Tsushima. Ciao a tutti!